Noi abbiamo cominciato ieri pomeriggio con Peruzzi, il quale ci ha ricordato che abbiamo una molteplicità di destinatari, l'importanza del mondo economico e politico come destinatario della nostra comunicazione della scienza e sulla scienza, e l'importanza dell'altra parte di comunità scientifica per poter creare quelle situazioni di fertilizzazione incrociata fra le scienze differenti. Ci ha anche ricordato il grande problema dovuto al fatto che il tempo della ricerca scientifica e il tempo della comunicazione nei media e dei media è molto diverso, e quindi esiste questo problema di riuscire a rispettare i tempi di entrambi e lo stesso di riuscire ad avere una comunicazione efficace. Leopoldo poi ha parlato della discrasia fra la richiesta di scienza e l'incisività della scienza nella società, cosa che difficilmente riusciamo a risolvere da soli e che richiede un impegno coerente nella comunicazione in particolare. Lui ha ricordato anche quali sono le motivazioni per promuovere e informare il pubblico della scienza. Vi ricordo il contributo alla cultura, l'ispirazione dei giovani, il potenziamento dell'immagine di chi fa ricerca e delle istituzioni, e poi invece anche una motivazione personale, perché crea fiducia in se stessi, soddisfazione, autorevolezza e infine divertimento. E ha riassunto i vari punti in due pictogrammi, se voi li ricordate. C'era la stella chiusa, un grafo completo quasi, dove c'era l'argomento, la sorgente, il ricevente, media, il linguaggio, e poi c'era la scala di Giacobbe, che notoriamente porta in paradiso, con i vari punti partendo dai dati e arrivando alla visione globale. Cornegliani poi ci ha ricordato intanto che bisogna evitare di morire a causa di errori di stampa, e quindi la necessità di esattezza, e ci ha presentato il mondo della comunicazione con la stampa, che presenta solo molteplicità di editori, molteplicità di figure professionali, molteplicità di strumenti di formazione, e la sua raccomandazione finale era di acquisire crediti e specificità e sapere autovalutarsi e approfittare della valutazione che ci viene dagli altri. Rigutto è partita col titolo sbagliato, l'ha detto lei, quindi bisogna dare atto di del risultato importante, e ha introdotto la metafora del museo e ci ha guidati attraverso varie sale del museo, il relatore. Punto importante, raccomandazione, è di trovare il proprio stile, centralizzarsi sui destinatari, trovare un terreno comune fra comunicatore e destinatari. Dopodiché abbiamo dedicato qualche minuto al problema di come affrontare le incertezze della scienza senza far perdere autorevolezza. Questo è un punto a cui c'è stata molta partecipazione. Infine, passata in un'altra sala del suo museo, il problema della progettazione, quindi i tre punti, titolo, attacco e chiusura. Dopodiché, nella fase di comunicazione, ha ricordato che ci sono più forme: verbale, visiva, aneddoti, citazioni, statistiche, analogie, metafore, testimonianze e così via. E nella conclusione ha ricordato che è importante ricordare il messaggio chiave, presegnalare la conclusione, quindi preparare alla fine, chiamare all'azione e mettere i contatti con il relatore. Dopodiché siamo passati alle immagini. Nelle immagini ha ammesso che è un terreno ancora da esplorare, perché mancano ancora tecniche consolidate per
derubricare e campire le immagini e ci ha insegnato come analizzarle, come far acquisire senso alle immagini, l'importanza del contesto culturale e la coerenza col discorso, i vari tipi di immagine, i vari tipi di giochi che si possono fare con le immagini, l'importanza della coerenza delle immagini col testo, gli obiettivi della comunicazione, la funzionalità delle immagini al messaggio che si vuole passare, l'importanza della semplicità, la contestualizzazione delle immagini, poi si è discusso dei punti elenco sì, punti elenco no, le icone e i grafici, discusso sulle varie forme di grafici, il bene e il male, e il punto importante che il grafico fondamentale da usare è questo. E questo è il messaggio chiarissimo che ci ha dato, e quindi oltre ovviamente a tutte le informazioni che abbiamo avuto. Chiara ci ha portato nel mondo complesso, e però allo stesso tempo ha messo in evidenza gli aspetti specifici della pianificazione di un progetto che può essere un progetto di ricerca, ma può essere anche un progetto per una serie di azioni, la multidisciplinarità e imparare la strategia. Quindi è stata una lezione, se volete, di strategia applicata a vari contesti dove gli avversari possono essere da vincere, la battaglia da vincere contro potenti organizzazioni piene di funzionari, piene di regole, piene di linguaggio difficile molte volte da... Ecco, anche non sempre piene di schei, qualche volta in realtà anche loro, certi programmi sono fortemente sottofinanziati e pretendono miracoli, certi programmi non partono perché erano stati nella divisione dei soldi, nella pianificazione erano stati funzionati male, quindi in realtà non è la potenza finanziaria. Comunque l'importante, quello che ci ha insegnato, è che quanto sono importanti le linee guida, quanto è importante valorizzare e sottolineare sia gli outputs che gli outcomes, così abbiamo imparato anche queste fini distinzioni, e il monitoraggio e la valutazione esterni e la sintesi. Quindi di nuovo ha ribadito l'importanza della preparazione e ci ha fatto vedere che il 90% del lavoro in un progetto è quello che viene prima di quando si comincia a stendere il progetto stesso. E in sintesi abbiamo i 5 suoi punti: il progetto non è scolpito nella pietra, le buone relazioni non sono raccomandazioni, il project manager non salverà il mondo, però lui deve pensare che deve salvare il mondo, altrimenti le cose non funzionano, chi fa da sé non fa per tre, e la scrittura non è azione, questo è sbagliato, invece la scrittura è azione, non c'è distinzione fra forma e contenuto. E ci ha dato un ottimo suggerimento con un manuale di stile da applicare anche nella preparazione di un progetto. Dopodiché siamo arrivati a un'altra foresta complessa, che è la foresta delle pubblicazioni scientifiche. Pubblicazioni, qui abbiamo un nuovo livello di colori, il giallo, il rosso e il nero. Questa foresta è piena di frodi, articoli fasulli, traduzioni errate, e il punto cruciale per chi pubblica è la debolezza del sistema di peer review, sia nelle riviste e nelle istituzioni che basano la decisione, le scelte di pubblicazione sulla revisione di esperti, ma soprattutto nuove forme che non hanno ancora passato il vaglio della storia, cioè non hanno imparato dai loro errori, legate al web, e queste nuove alternative al peer review che indeboliscono ulteriormente i controlli e
e la creazione di riviste addirittura fasulle, siti che riescono a ottenere fondi frodando la gente, come d'altra parte il web sembra che l'uso principale sia attualmente quello di frodare qualcuno in qualche modo. Però abbiamo capito che esiste un, anche in quest'ambito esiste un tentativo di trovare un'etica professionale che guidi la formulazione dei peer review e quindi evitare frodi, evitare editori predatori e riviste che sono firmate da persone che non lo sono, anche se questa è una tradizione antica, in quanto molti anni fa un politico ha fatto ristampare delle riviste mettendo il suo nome al posto dei veri autori e ristampate, questo gli ha permesso anche di fare carriera, non è il caso di ricordare chi sia stato. Infine abbiamo avuto Silvia, la quale da medico ha fatto esperimenti in corpore vili e diciamo la sua presentazione è così vicina che non credo sia il caso di riassumere. Comunque la sua raccomandazione, di nuovo abbiamo sentito che è importante sapere, non solo è importante sapere quello, non solo quello che si deve parlare, ma anche con chi si parla, e quindi di nuovo l'importanza del pubblico, che in questo caso il pubblico è mediato dal giornalista, che è un mediatore fra lo scienziato che dà delle informazioni e il pubblico in generale, anche se lui non lo vede, quindi deve vedere nel giornalista quello che gli sta dietro, quindi cercare più possibile di impadronirsi delle regole del gioco, del linguaggio, come prima abbiamo parlato, come la Chiara ci ha detto che bisogna imparare il linguaggio proprio che si usa, che serve nella preparazione di progetti, così ovviamente volendo parlare con giornalisti della carta stampata, della radio e televisione, è necessario che si conoscano un po' le regole del gioco e il linguaggio da utilizzare. Anche qui abbiamo avuto molte raccomandazioni, però diciamo quello che secondo me rimane come sintesi, ci sono almeno cinque cose che vanno rispettate, cioè bisogna avere in mente quando ci si muove nella comunicazione, in particolare la comunicazione della scienza. Naturalmente l'esattezza. L'esattezza è importante perché il buon Dio è nei dettagli. Poi bisogna la leggerezza, è il secondo punto, però ci sono diversi tipi di leggerezza. C'è la leggerezza della piuma che cade e c'è la leggerezza dell'uccello, quelli che i gattacci cercano di uccidere, che vola via e sa volare. Quindi leggeri, ma nel modo opportuno. Dopodiché c'è un problema di rapidità, bisogna essere sintetici, lo abbiamo sentito in tutte le cose, bisogna essere semplici e bisogna essere in grado di comunicare in modo sintetico e rapido. Visibilità è importante, cioè dobbiamo riuscire sia a utilizzare dei mezzi di comunicazione che permettano, anche quando si parla, di far vedere le cose, di inoltre, questo è il secondo aspetto, è di non tenere angoli nascosti. Parlando appunto della comunicazione scientifica, è importante essere aperti, gettare luce su tutti gli aspetti, su tutte le forme, su tutti gli aspetti del nostro lavoro. Quindi permettere una piena visibilità di quello che c'è. Non è bene che sia visibile mentre io parlo cose più divertenti, twittate, ma visibilità completa. E infine molteplicità di mezzi di comunicazione, molteplicità, lo abbiamo visto, il mondo è molto molteplice nelle forme di comunicazione, oltre che nelle nostre preparazioni, e quindi bisogna cercare di riuscire a qualche modo a dominarle. Un'altra citazione importante è stato che la libertà non è gratis, per cui se volete essere liberi di uscire da quella porta, 1 euro a testa in quest'angolo a favore degli organizzatori.
Con questo saluto voi e saluto anche gli amici che ci hanno seguito in streaming e vi invito a un altro prossimo, a un prossimo incontro, magari in quest'aula, possibilmente fra un anno. Grazie a tutti e ricordatevi l'euro.